Crescere il tuo account trading è molto semplice se segui tre regole veramente facili che vediamo in questo video. Queste regole saranno fondamentali, ti aiuteranno moltissimo e condividi questo video ad altri tuoi amici che fanno trading o vogliono iniziare a far trading perché sicuramente li aiuterà moltissimo. Come vedi cambia completamente perché abbiamo un trader A che ha 23.000 euro e un trader B che ha 100.000 euro. Nonostante i due trader hanno gli stessi trade eseguiti, le stesse strategie, lo stesso account iniziale con cui fanno trading, e le cose che cambiano sono semplicemente queste tre piccole regole che vediamo oggi. Io sono Michael, ti chiedo un bel mi piace per aiutare a crescere il canale su YouTube e iscriviti se ancora non l'hai fatto. Andiamo a capire quali sono questi tre step importantissimi che ci aiuteranno a crescere il nostro account in maniera molto ma molto semplice, quindi andiamo a scoprirli insieme. Il primo step è quello di tenere il proprio lavoro. Tenere il lavoro dipendente può sembrare noioso, brutto, sono un trader profittevole, perché devo mantenere il mio lavoro? Perché appunto mi dà una cosa in più che capiremo nel corso del video. Il secondo step è quello di non prelevare i soldi. Prelevare i soldi dal nostro conto trading ci farà disintegrare l'interesse composto, perché appunto andremo a togliere mensilmente i profitti, perché magari non abbiamo tenuto il nostro lavoro e quindi i profitti che facciamo li usiamo per vivere, per le nostre spese, e non va assolutamente bene, il nostro account rimarrà piccolo. Terzo step, aggiungere soldi al tuo conto. Perché è importante aggiungere soldi? Se abbiamo mantenuto il nostro lavoro abbiamo delle spese, ma abbiamo anche dei soldi che riusciamo a mettere da parte. Se questi soldi li andassimo a inserire nel nostro conto trading, aumenteremmo molto più facilmente e velocemente la potenza di interesse composto e quindi il nostro account crescerebbe sempre più velocemente nel tempo. Ovviamente ti ripeto che tutti i consigli che vedi in questo video non sono da intendere come consigli finanziari, fai sempre le tue ricerche prima di investire, fare trading, e buon trading a tutti. Bene, 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 abbiamo i nostri trader A e B che hanno la stessa situazione, adesso lo andiamo a vedere. Come vedi però alla fine il risultato cambia. Hanno la stessa situazione, infatti iniziano entrambi a fare trading con 5.000 euro. Hanno entrambi un lavoro che gli porta 1000 euro mensili, hanno entrambi delle spese da 500 euro mensili ed entrambi fanno gli stessi trade portandosi a casa un 10% mensile, che ok per molti trader può sembrare una cosa fuori di testa, però è un esempio matematico che voglio farti vedere in questo video. Naturalmente dipende anche dalle strategie che utilizza un trader, il 10% mensile è molto facile e si può superare tranquillamente se si fa dei trading, è un po' più difficile se si fa swing trading, però andiamo a vedere in questo esempio il 10% mensile. Il primo anno il nostro trader A che cos'è che riesce a fare? Riesce a avere un account da 5k iniziali e crescerlo di 6k, perché appunto fa il 10% mensile e quindi alla fine della fiera ha 11.000 euro nel conto. 11k. Ogni mese però preleva tutti i profitti perché non ha voluto tenere il lavoro dipendente, i 500 euro mensili di spese ce li ha comunque e quindi i profitti che fa di 500 euro al mese li prende e li porta fuori per utilizzarli nella propria vita. Ovviamente avendo lasciato il lavoro dipendente non ha più altri soldi per vivere, quindi utilizza quelli del trading. Non avendo un lavoro dipendente non ha nemmeno soldi da aggiungere al proprio conto trading. Quindi anno 2, anche se ha fatto 6.000 euro di profit nel primo anno, riparte da 5k. E fa la stessa cosa, quindi 6k che diventano un account da 11k. Non, e ripete, ovviamente preleva per vivere e non ha soldi per aggiungere. Quindi il terzo anno, stessa cosa, 5k li fa diventare 6k in più di profit e ha un account da 11k. In questi tre anni è riuscito a fare 18.000 euro di profit, quindi 18k di profit più i 5k iniziali ha un 23.000 euro. Quindi in questi tre anni 23.000 euro, contando anche che ha speso i soldi, altrimenti avrebbe potuto avere molto di più. E lo capiamo subito dal trader B. Ripetiamo che il trader B ha la stessa situazione del trader A, che è questa la situazione, quindi inizia con 5.000 euro, ha un lavoro che gli porta 1.000 euro, gli escono 500 euro al mese e ha un ROI del 10% mensile. Il trader B però che cos'è che fa? Per arrivare a questi 100.000 euro, che come abbiamo visto sono molto diversi da questi 23.000 euro del trader A, implementa gli step, le regoline che abbiamo visto a inizio video. Quindi ha tenuto il suo lavoro, non preleva i soldi dal conto e aggiunge mensilmente quello che può. Il primo anno del trader B, andiamo a vedere che cosa succede. Parte con 5.000 euro, li fa diventare altri 6.000 e quindi diventano 11.000, però ci aggiunge 6.000 euro.
Perché? Perché lui risparmia 500 euro delle spese che ha, quindi spende 500 su 1000 che guadagna, 500 li va ad aggiungere al conto, quindi va ad aggiungere ogni anno 6000 euro. Il suo account vale 17000 e inizia a prendere piede l'interesse composto. Perché? Perché nell'anno 2 il trader B inizia con 17000, visto che non preleva. Generando il 10% mensile, non genera più come il trader a 500 euro al mese, ma ne genera 1700 e c'è una bella differenza. Quindi, quest'anno, il trader B ha generato 20400 euro di profitto. In più, aggiunge 6k del lavoro. Perché appunto continua ad aggiungere soldi e tiene il suo lavoro dipendente. Il suo conto nell'anno 2 vale 43400 euro. Vedi come cambia semplicemente già al secondo anno completamente la situazione tra il trader A e il trader B. Ripeto che fanno gli stessi trade, hanno la stessa situazione, ma cambiano semplicemente queste piccole regole. E andiamo a vedere ovviamente l'anno 3. Ovviamente parte con 43400 euro e genera un profitto annuale di 52000 euro. Fuori di testa, eh? Aggiunge anche i suoi soliti 6000 euro l'anno che riesce a risparmiare dal lavoro e lo portano a un totale di 101000 euro e 400. Arrotondiamo a 100k. Semplicemente la differenza tra il trader A e il trader B è che lui ha seguito questi tre step molto ma molto semplici, che sono tenere il proprio lavoro dipendente, non prelevare e aggiungere soldi. Tre regole d'oro che hanno aiutato questo trader B rispetto al trader A a crescere il suo account a 6 cifre. Fuori di testa, in 3 anni. Prelevare soldi dal tuo conto trading è un errore che fanno tantissimi trader e tantissimi principianti. Anche io in passato ho fatto questi errori perché appunto quando vedi dei profitti li vuoi portare via, dici ok, ho guadagnato, li uso per me oppure li uso per qualcos'altro. Invece no, infatti grazie a questo video riesci a capire che cos'è la differenza dall'essere un trader profittevole e vivere di trading, perché appunto cambia completamente la situazione. E lo so, questo esempio del 10% mensile può non piacere a molti, può essere considerato irrealistico, ma fidati che è una cosa fattibile. Ovviamente non è facilissimo per tantissimi trader, dipende dalle proprie strategie, dalla propria gestione del rischio. Io ovviamente insegno tutto nel mio corso Crypto Trader. Se vuoi vedere i trade che faccio io insieme al mio team, ti lascio in descrizione la sala segnali. Fammi sapere se ti sono piaciute queste 3 semplici regole per crescere il tuo account con un bel mi piace e lasciami un bel commento su qualsiasi tema inerente al trading che possiamo trattare in un prossimo video sul canale. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!